CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. La buona domenica ai nostri ascoltatori, edizione delle 12 del nostro notiziario locale qui da Radio CBSN. Il consorzio di gestione di Torre Guaceto ha ufficialmente avviato il percorso per la candidatura del territorio circostante a riserva della biosfera MAB UNESCO, una iniziativa che coinvolge Brindisi, Carovigno, Mesagne e San Vito de Normanni. Mira a creare un'area di equilibrio tra la tutela della natura e le attività umane per una crescita sostenibile. La presentazione, a cura del presidente Malatesta, è avvenuta presso la provincia di Brindisi, presenti i sindaci delle città coinvolte. Previsti ad aprile degli incontri pubblici per illustrare il progetto, il 10 a Carovigno, il 17 a Mesagne, il 19 a Brindisi e il 24 aprile a San Vito de Normanni. Gli operatori della comunicazione sono stati invitati a Brindisi lunedì mattina alle ore 11 per la visita alla struttura ricettiva, una novità assoluta, ovvero sia l'ostello della gioventù. Riapre dopo diversi anni di chiusura grazie all'impegno della regione e del comune capoluogo. A fare gli onori di casa Pierangelo Argentieri, presidente della società che gestirà per 10 anni la struttura, accessibile soprattutto ai giovani che arriveranno a Brindisi. E questa riapertura è la rinascita di un simbolo in favore dei giovani e delle loro necessità di un turismo alla loro portata. Si è concluso un nuovo intervento di bonifica che ha interessato un sito particolarmente rilevante sotto il profilo paesaggistico e ambientale. È stata infatti bonificata la cava abbandonata in Lama Cornola ad Ostuni, oggetto di abbandono illecito di rifiuti. Prossima tappa, l'abbattimento e la bonifica dell'amianto dei ruderi abusivi dell'ex Lido Stefan nell'area della Casa del Mare. A Carovigno questa sera presentazione del libro Sogno al chiaro di luna di Giuseppe Bellanova alle ore 19:30 presso il salone parrocchiale della Chiesa del Soccorso. Una serata speciale di racconti e di musica. Dialoga con l'autore Marzia Bagnolo. Molti anche gli interventi previsti per quanto riguarda quelli musicali e di lettura. A San Michele Salentino parte il progetto Galattica, un finanziamento regionale ottenuto dal sindaco Allegrini e dall'assessore allo spettacolo Angela Martucci. Tutti i cittadini dai 14 ai 35 anni sono invitati a candidarsi per vivere un'esperienza unica di crescita personale e professionale. Alla via la fase con laboratori, con partecipazione gratuita. Le candidature devono pervenire entro il prossimo 2 aprile. Nuova allerta meteo per questa domenica. Le raffiche di Scirocco la faranno da padrone. La Protezione Civile Regionale nell'ultimo bollettino meteo per l'intera giornata del 10 marzo prevede venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. E siamo alla pagina dello sport. Si avvicina allo sprint finale del campionato di prima categoria di calcio e continua la lotta per un posto nei play-off. L'US San Vito, dopo il passo falso di domenica scorsa a Noci, oggi pomeriggio alle 15 sul Lenzo Mario Citiolo affronta il Mottola, formazione che reduce da una pesante sconfitta casalinga ma che è in piena zona play-off. C'è tanta attesa tra i tifosi per questo quindi scontro diretto. Per quanto riguarda invece il basket, ricordiamo nel campionato regionale di divisione 3, domenica sera alle 18, quindi stasera, nel Palamacchitella, la Nuova Basket San Vito affronta la Devils Basket di Nardò, che è ultima in classifica. Vincendo, i sanvitesi si assicurano il pass ai play-off per accedere al campionato di divisione 2, la vecchia promozione. Ed è tutto per questo unico appuntamento con l'informazione locale qui da Radio CBSN. Come sempre ricordo, il sabato e la domenica abbiamo solo questa edizione delle 12, mentre da domani, quindi da lunedì al venerdì,
Le edizioni del notiziario locale sono 3, alle 7, alle ore 12 e alle ore 20. Ma ricordo anche che nel corso della giornata ci sono anche i notiziari nazionali che vanno in onda alle 8, alle 10, alle 14, alle 16 e alle 18. Oltre alle notizie nazionali potete ascoltare anche le previsioni del tempo e la pagina dello sport. Ed è tutto per questa domenica, grazie da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. Tutti buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.